Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti a questa prima giornata del campionato di Serie D, nel quale la PR 2000 Aprilia ospita la Pro Calcio Cecchina. Si parte. Primo pallone per gli arancio grigio. Si accentra, non tira, prova per Catalano il palo, poi sulla ribattuta del palo la parata di Infanti. Poi Infanti prova il tiro, secondo legno, in scivolata, ma palla ancora per Fulco, lungo, occasionissima. Poi prova ad andare via, ruba palla però Infanti esplode il destro, la parata qui ad Aprilia, lungo, il sinistro che sibila il palo. E allora prova ad andare via, Neo entrato, dei giudici che insacca subito, sblocca il risultato la PR 2000. Giampocaro, poi verticalizzazione per dei giudici, colpo di tacco Jacobacci, salva tutto Gattoni. Dentro per dei giudici, difende palla dei giudici dall'attacco di Schinina, poi dei giudici, sfiora l'incrocio. Vedremo se calcerà direttamente in porta, invece no, schema Paterniani, il destro vincente. 2-0 per la PR. Dei giudici, prova il destro, il palo di dei giudici. Va via Schinina. Pallone che rimane lì e arriva la rete di De Angelis. Il 2-1. Va via Schinina, poi scarica per De Angelis. Arriva la rete, la doppietta di De Angelis. Il pareggio della Pro Calcio Cecchina. Dentro per Longo, difende palla. Poi il destro vincente di Infanti dalla lunga distanza, ma altrettanto bene Infanti, break della PR, Infanti è tutto solo, Infanti, errore di Infanti, prova ad andare via, poi Lancioli, il destro improvviso di Lancioli, un possesso palla in favore della PR. Allora colpo di tacco, grande combinazione dei giudici che sfiora la doppietta personale. Schinina, Paciotti, pallone dentro, recupera palla però la PR con dei giudici che non sbaglia stavolta, cala il poker, stavolta sì, la PR 2000. Giampocaro, troppo lunga, termina così, PR 2000 Aprilia 4, Pro Calcio Cecchina 2, si chiude così la prima giornata del campionato di Serie D. Un saluto da Fabrizio Agostini.